Ciao a tutti e bentornati a Dove era Gondor, il canale YouTube dedicato al signore degli anelli LCG. Allora, oggi faremo una veloce eh, partita utilizzando eh, il mazzo, quello del set eh, base consigliato e giocheremo lo scenario, quello The Hot, il giuramento. Quindi true Solo e eh, chiaramente Progression. Mode, nel senso che utilizzerò solo le carte del set base non giocheremo in modalità campagna ma semplicemente come detto solo le carte del set base allora prima di caricare lo scenario penso se fare il mulligan si sì, mulligherò e quindi ripeschiamo e direi che va già decisamente decisamente meglio ok allora carichiamo la quest che Andremo a prendere quella diciamo della vecchia eh, Collector's Edition. Non leggerò il flavor, ma soltanto il, eh, diciamo le istruzioni di gioco. Quindi cerca il mazzo incontro per una coppia di The Eaves of Mirkwood e Goblin Troop. Aggiungi le Eaves of, eh, of Mirkwood alla staging area e metti fuori la Goblin Troop. Poi, Rimischia il mazzo incontro, ok? Questo qui è un nemico che attacca 5, a 9 di vita, non può avere attachment, quando è ingaggiato gli altri goblin prendono più 1 più 1 e questo qui invece quando è l'active location le, le carte incontro, gli effetti delle carte incontro non possono essere cancellati, ok? No, oh, scusate, mischiamo, mischiamo il mazzo e poi iniziamo, quindi facciamo un shift n allora sicuramente giocheremo il sovrintendente di gondor che andremo subito a uh, a giocare su aragorn con una risorsa giocheremo lo snowboard scout che andrà a mettere un segnalino ah no scusate qua devo vedere cosa succede qua ok perfetto quindi ci sono solo 9 progress da mettere sulla main quest Ok, al momento non faccio altro e quindi posso andare in fase di ricerca, in fase di impresa. Scusate, fase di pianificazione fatta. Andiamo nella fase di impresa chi mandiamo? Manderemo Aragorn che stappiamo con la sua abilità, Ewin e Teodred. Ma forse potremmo anche tenerci indietro. Teodred. In questo momento. Ehm. Um... No, vabbè, mandiamolo, dai, mandiamolo in fase di, di impresa. Ok, eh, quindi abbiamo messo Leaves of Mirwood e abbiamo mischiato il mazzo incontro, ok, perfetto. Quindi eh, vediamo che carta incontro andiamo a rivelare. Chiaramente Teodred dà la risorsa ad Aragorn, un altro luogo che dice X è il numero di location nell'area di allestimento, quindi in questo momento è 2. Per viaggiarci ogni giocatore deve scartare una carta a caso dalla sua mano per viaggiare qui. Allora, direi di no. Noi vinciamo l'impresa. Se abbiamo 7 contro 4, mettiamo su 3 progress. Perfetto. A questo punto decidiamo di viaggiare verso The Eaves of Mirkwood. E eh, sostanzialmente finiamo il turno. Quindi possiamo fare un shift più N. Ok, esauriamo il Sovrintendente di Gondor. Usiamo due risorse di Aragorn per giocare la pietra di Celebrian. Che a questo punto ci darà un più due ad Aragorn ma soprattutto delle risorse ehm, de della sfera azzurra della stessa sfera di Eowyn e di nuovo io direi di proseguire facendo andiamo in impresa Aragorn che stappiamo con la sua abilità Eowyn e Teodred, che darà una risorsa ad Aragorn per cui sto mandando un totale di 9 Ok, non possiamo cancellare le carte incontro, Riveriamo la prima carta, un, eh, un altro luogo, quindi il Tangled Grove è il numero di location nell'area dell'estimento, e quindi è un 2, sì, perché ci sono solo due, quindi 9 contro 2 più 2 4, 5, vuol dire 1, 2, 3, 4 e 5. Eh, dunque ne mancano due, no? Giusto? Sì. Ok, perfetto, 5 no, scusate, allora era 1. Ok, così quindi vincevamo di 9-4, 5 progress 1 era qui e 4 qui. Quindi 4 eh, 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 ok, ne manca 1, perfetto, quindi questa qua se ne va a questo punto, viaggiamo verso il forest gate, il primo giocatore pesca Due carte 1 e 1, 2 ottimo, e di nuovo possiamo fare fine turno, perfetto, ok. Esauriamo il sovrintendente di Gondor per ottenere due risorse. Usiamo le risorse di Ewing 1, 2, 3 e una di Aragorn per giocare il il braccatore del nord. Usiamo una risorsa di Theodred per giocare l'altro Snowboard Scout e andare a mettere un progress qua. A questo punto noi ci serve 2 più 4, che non è poco, 2 più 4, 6, più diciamo un possibile 3, 4, una decina per superare, ok? Quindi diciamo indicativamente una decina. Per cui avremo Aragorn, uso una risorsa e stappo, Eowyn, Theodred... Che dà una risorsa ad Aragorn e il Norden Tracker che mette un segnalino progresso qui, quindi stiamo mandando 10. Vediamo cosa viene Carta incontro: Occhi nell'ombra, Doomed 1, quindi subito. Ogni giocatore deve scegliere o si alza la minaccia di 1 per ogni questing character che si controlla o si scarta eh, un questing character che si controlla. Mm. Allora la minaccia vorrebbe farla salire di 4. Vorrebbe dire andare a 36. Oppure posso anche cancellarla. Mm. Oh, perché altrimenti scartare un quest in character no, non, è, non è piacevole. Eh, però far salire la minaccia di 4 è un po' tanto. È anche vero che il board è abbastanza buono. Quindi preferisco far salire la minaccia di 4 e non cancellarla perché ho paura di carte incontro più brutte. A questo punto, noi vinciamo di eh, 10 contro 1, 9, per cui sono 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, quindi abbiamo superato questa scena, andiamo a quella successiva. Quella successiva qui non c'è niente. Quando è rivelata, ogni giocatore cerca il mazzo incontri e la discarpail per una forest location e aggiunge l'area di allestimento. Sciaffoliamo il mazzo incontri. Questo stadio non può essere sconfitto a meno che non ci sia una coppia di Goblin Trail nel Victory Display. Quindi direi che andiamo a cercarci il Goblin Trail. Uh, vediamo una location. Il Goblin Trail è questa location qui. Quindi poi sciaffoliamo, ovviamente. È una forest location, aggiungiamo all'area di allestimento. Benissimo. Il Goblin Tail ci dice, per viaggiare qua, rivela la top card del mazzo incontri. Quindi qua dobbiamo mettere 12 progress più questa. Quindi andiamo qui e riveliamo la top card del mazzo incontri. Ok, che è un altro luogo. Va bene. Quindi a questo punto abbiamo il fine turno. Perfetto. Siamo a 37 di minaccia, che non è poco in effetti. 1, eh, 2 e 2, scusate. E poi facciamo 1, 2 e 3 e giochiamo l'arciere. Qua mi piacerebbe andare e superare subito questa, questa fase di questa impresa. No? Vuol dire 12 più 6, 18. Però questa è una risposta che dice piazza 6, progress. Per cui... Di fatto potrebbe essere un 18 meno 6 fa 12. Questa va via. Questa qui 12 più 2 è 14 più l'allestimento. Diciamo che dovrei riuscire a mettere un 17. Non credo che sia possibile mettere un 17. Però possiamo andare in ricerca pesantemente. Quindi partiamo con il Norden Tracker che mette un segnalino progress qui e uno qui e questo se ne va. Andiamo poi con Aragorn, che grazie alla sua risorsa stappiamo. Andiamo poi con Eowyn. Andiamo poi con Teodred. E a questo punto andiamo poi anche con l'arciere. Stiamo andando 11. Probabilmente non riusciremo a passare a questo turno, però vediamo che cosa succede. Ok. Abbiamo il Goblin Sniper che dice che durante la fase di incontro i giocatori no, non possono ingaggiare opzionalmente il Goblin Sniper se, se ci sono altri nemici nell'area di allestimento. Se il Goblin Sniper è nell'area di allestimento alla fine della fase di combattimento, ogni giocatore fa un danno a un personaggio che controlla. Quindi noi stiamo vincendo di 7, che stiamo facendo 11-4, 7, che sono 6 qui e 1 qui. Scarteremo anche la pietra di Celebrian per dare un più 1 a Eowyn. E Quindi in realtà stiamo vincendo di 8, sono 6 qui e 2 qui. Questa qua va nel victor Display, ma soprattutto dice quando il Goblin Trail lascia il posto come una location esplorata, apreciamo 6 Progress sull'impresa attuale. Per cui qua va 8. Non ci siamo andati lontani, però... Ok, Leaves of Mirkwood li lasciamo qui, andiamo nella fase di viaggio, non viaggiamo, andiamo nella fase di incontri, ci ingaggiamo il Goblin Sniper. Uh, mm, mm, mm. il goblin sniper uh, ci attacca lo pariamo con uno, uno snob scout ah, che ci dice effetto ombra il nemico attaccante prende più uno ritorna al nemico attaccante nell'area di allestimento dopo questo attacco per cui il, lo snob scout viene sconfitto e noi paghiamo una risorsa di Aragorn per giocare il sacrificio valoroso e pescare due carte ok però sfortunatamente il nostro goblin torna qua e siccome alla fine della fase del combattimento eh, dobbiamo fare un danno a un personaggio che controlliamo e lo faremo al tracker ok quindi fine turno perfetto allora, a questo punto, noi non dobbiamo metterne quattro, in realtà qui. Per cui, possiamo. Anzitutto, facciamo lo il sovrintendente di Gondor e mettiamo due risorse. Poi, paghiamo due di ewin per giocare il tuck. Poi, paghiamo altri due di Argon per giocare un altro tuck. E per il momento, starei fermo così. Noi dobbiamo metterne 4, considerando che questa se ne va, 4 più 2, 6, diciamo che dobbiamo andare in ricerca per 9 circa, quindi manderemo 1, che si stappa, stiamo mandando già, eh, non più 9, scusate, questo era il turno prima, quindi stiamo mandando 8, mandiamo anche il, il, il eh, braccatore, che quindi mette un progress qui e questa qui se ne va, Stiamo mettendo 7 progress, ce ne vogliono 4. Quindi vuol dire che se esce un minaccia 3, noi ce la facciamo. Se esce un allocation a livello 4, no. Eh, scusate, con minaccia 4, no. Quindi mandiamo anche uno dei due tuck per essere più certi. Uh, ci esce un altro eh, goblin sniper. Quindi noi mettiamo 6 progress, che sono 1, 2, 3, 4, 5, e 6. La, il goblin trail è nel victory display e quindi sto pensando se non mi conviene se non mi conviene scartare il dunedine rimetterlo in gioco con argiti e combatti uh, no forse no ok quindi abbiamo fatto questa fase di impresa. Abbiamo superato questo. Andiamo nell'ultimo nell'ultimo dice, quando è rivelato, il primo giocatore aggiunge il goblin Troop nell'area di allestimento. Ogni altro giocatore cerca il mazzo incontri per un nemico goblin, lo aggiunge all'area di allestimento. Quindi, in realtà aggiungiamo solo questo, che ha un 35, quindi ci andrà ad ingaggiare. Ok, questo stadio non può essere sconfitto. Finché il Goblin Troop è in gioco, quando questo stadio è sconfitto, gli eroi hanno scoperto la traccia dei Goblin e hanno vinto la partita. Per cui, questo qui non possiamo ingaggiarli. Due Goblin Sniper non possiamo ingaggiarli, purtroppo, eh, rimangono lì. Questo è, eh, ci frega un po' nel lungo termine, in realtà, perché durante la fase di incontri eh, non possiamo ingaggiare il Goblin Sniper. Ok. Però tanto ci ingaggerà il goblin troop fondamentalmente. Ok, allora il goblin troop ci ingaggia. Non viaggiamo, fase di incontri, abbiamo detto che ci ingaggia il goblin troop. Quindi noi dobbiamo far fuori il goblin troop e mettere su sei segnalini. Allora, il goblin troop, troop, eh, troop ci attacca. Noi andremo a parare con snowboard scout quindi lui attacca a 5 non c'è effetto ombra lo snowboard scout è sconfitto vediamo un po' lui ne, ce ne vogliono 9 no 3 5 7 8 per cui potrebbe essere il momento di fare questa di fare 1 2 3 4 e 5 giochiamo il grim resolve questa qua chiaramente rimaneva come, a, come a carta ombra girata. Il Grim Resolve dice eh, stappa tutti i personaggi in gioco e li ho stappati. E quindi a questo punto attacchiamo il Goblin Troop. Il Goblin Troop è 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-3 fa 9, per cui gli mettiamo su 9 danni. Ok, quindi lo sconfiggiamo, ok, alla fine della fase di combattimento, eh, il goblin sniper fa un danno e lo diamo. Un, ogni goblin sniper fa un danno. Lo diamo ai due ai due tuc, ok. Andiamo nel turno successivo, andiamo nel turno successivo. E giochiamo 1, 2, 3 giochiamo il figlio di Arnor e ci ingaggiamo uno dei due goblin a questo punto mandiamo in impresa un po' tutti, stiamo mettendo 7 progress mandiamo anche i, i due tuc, mandiamo anche il braccatore del nord stiamo mettendo 12, 12-2, 10 sì, dovremmo farcela mandiamo anche l'arciere abbiamo ehm, il goblin town scavenger che dice quando rivelata eh, scarta la top card di ogni giocatore del mazzo di ogni giocatore fino alla fine della fase aumenta la minaccia dello scavenger della total printed cost ma noi con una risorsa di ewin andremo a cancellarla con Prova di volontà quindi non si non si triggera l'effetto quando rivelata, quindi si procede dopo l'allestimento alla risoluzione dell'impresa, noi mettiamo 10 progress perché 13 meno 3 fa 10, e quindi questo stadio non può essere sconfitto finché il troop è in gioco. Il goblin troop non è in gioco. Quando questo stadio è sconfitto, gli eroi hanno vinto. Ok. Eh, bene, era una veloce giusto partita e eh, spero che vi sia piaciuta, se vi piace il canale eh, su, su, sottoscrivete, fate commenti, ci vediamo alla prossima, grazie, ciao!